Ed eccoci qua con Iginio Straffi. Ciao Iginio, ciao. Ben ritrovato. Tanto la definizione papà delle Winx va bene, è la verità. Sì, è la verità. Okay. Oramai ce la teniamo. Ci accomodiamo qua in uno dei tanti angoli davvero belli della tua sede, però anche lo spazio, il luogo è emblematico di quello di cui parleremo oggi. Parleremo di filosofia del lavoro, in particolare della tua filosofia del lavoro. Cerchi di coniugare la creatività con la produttività, ma anche con la qualità della vita tua e di chi lavora con te. Ecco, questa filosofia del lavoro da dove nasce? Da una tua sensibilità particolare o hai anche studiato dei modelli, hai letto, hai copiato? Qual è l'incipit? Abbiamo sentito parlare sicuramente di questi campus dove operano appunto Google o altre realtà americane che hanno a che fare come noi con dei contenuti, con delle tecnologie innovative. È chiaro però che in realtà poi alla fine tutto deve essere declinato con il territorio che ci ospita, no? Quindi avendo scelto questo pezzo di terra per costruire la nuova sede, la nuova casa della Rainbow, abbiamo deciso di disegnarlo in modo appunto armonico con le colline, con il paesaggio circostante e ben rispettoso anche di quelli che erano appunto i valori dell'ecologia di cui abbiamo parlato molto anche nelle nostre storie. Quindi questo edificio è stato realizzato completamente per essere autosufficiente a livello di energia, appunto sfruttando energia geotermica ma anche quella fotovoltaica. Abbiamo il tetto completamente coperto di pannelli e anche delle pensiline per i parcheggi. E, oltre a questo, chiaramente una volta che abbiamo realizzato l'edificio abbiamo pensato di dotarlo anche di alcune attività che secondo noi sono importanti per poter formare il gruppo e nutrire la creatività, attività che sono apparentemente di svago e quindi poco adatte, no, in un posto di lavoro dove uno dovrebbe produrre, ma in realtà per noi produrre meglio significa anche avere la mente ben fresca e allenata e stimolata, e per questo appunto dicevo che abbiamo dotato questa struttura di attrezzature sportive come la palestra, la piscina coperta con anche la jacuzzi, il bagno turco, abbiamo il campetto da calcetto, da tennis, da pallavolo, e vedo che i nostri ragazzi appunto si divertono molto a utilizzare queste strutture e formano appunto la squadra, questo cuore pulsante che serve poi a sviluppare tanta creatività. Iginio, ti sei mai chiesto quando un lavoratore è felice? Se te lo sei chiesto, hai trovato anche la risposta a questa domanda? Ma io credo che tutti quelli che svolgono un'attività hanno dei momenti in cui si sentono più soddisfatti, più felici, e altri in cui magari preferirebbero o penserebbero di fare qualcos'altro. Sicuramente credo che qui diamo l'occasione a tantissimi creativi o perlomeno persone che amano esprimersi con il disegno, con il colore o anche scrivendo, di fare un lavoro in cui possono essere remunerati per questo, e in Italia ma anche in altri paesi del mondo non è molto, molto semplice. Riflettendo sul tuo modo di lavorare e sul come fai lavorare i tuoi collaboratori, mi è venuto in mente un importante paragone e vorrei ripartire proprio da lì. Guardiamolo insieme. Quali sono, ingegnere, i rapporti tra questa comunità del canavese, che è quasi un'esemplificazione pratica dell'ideologia comunitaria, e l'ideologia stessa? Ma qui noi abbiamo voluto, qui nel canavese, appunto per la difficoltà, vero, di questa ideologia, creare uno strumento vivo, io direi un progetto pilota, un laboratorio sociale, vero, in cui nella realtà e nella vera vita si dà luogo a un'azione comunitaria, vero? Cioè un'azione in cui ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è quella caratteristica vitale dell'idea e dell'ideologia comunitaria. Quando avevo 13 anni mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani nell'estate del 14, e ho faticato molto a lavorare nella fabbrica, ho faticato perché
il lavoro di queste macchine non mi attraeva, non soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava. E lo guardava con un certo sospetto questo lavoro manuale? Ma è più che, non è un sospetto, è una specie di ritegno e difficoltà veramente a capire come si potesse stare delle ore alla stessa macchina senza imprigionare lo spirito. In precedenza lei preferisce vederla tutta ferma la macchina, no? No, quando la fabbrica è ferma i problemi della tecnica, le macchine spariscono e il problema fondamentale dell'uomo diventa più chiaro. Quando ho cominciato a lavorare seriamente nell'organizzazione ho cercato quali erano i mezzi per adattare l'uomo alla macchina, a questo ambiente. È troppo chiaro, vero, che è un problema di estrema complessità e dovremmo così cercare di capire la questione fondamentale è quella del rapporto dell'uomo dentro la fabbrica e fuori dalla fabbrica. Erano brani tratti da un documentario del 1961 su Adriano Olivetti, curato dal filosofo Emilio Garroni. E, insomma, Olivetti è un grande imprenditore, un grande innovatore, con una sensibilità particolare proprio nel coniugare il lavoro con la partecipazione, col rispetto dei diritti umani. Ti riconosci in questo parallelo? Beh, un parallelo sicuramente che mi onora. Io credo che lui abbia fatto moltissimo e soprattutto a quei tempi era veramente molto più innovatore di quello che magari posso fare io nel 2010, cui appunto la sensibilità verso i collaboratori, l'ambiente e tutto il resto è molto più diffusa. E comunque sì, sicuramente ci incanaliamo in questa tradizione, diciamo, illuminata di imprenditori che hanno a cura il benessere dei propri collaboratori, perché poi per la Rainbow in particolare, credo per tutte le aziende, ma in particolare per chi come noi fa dei contenuti la propria risorsa, i collaboratori, quindi la risorsa umana, sono il vero motore, no? La vera forza motrice che alimenta tutto. Quindi se i collaboratori non sono validi e non sono contenti di lavorare, poi non riescono a dare quello che serve per competere in questo momento nel mondo, dove effettivamente insomma, gli altri che sono nel settore della Rainbow, come sapete, sono dei colossi, quindi non ci lasciano molto spazio se non veramente perché ce lo siamo meritato. La qualità della vita dentro alla fabbrica e la qualità della vita all'esterno della fabbrica, questo importante equilibrio, uno dei tanti centri che cercava Olivetti per aumentare la produttività, per aumentare la qualità, tu hai detto per aumentare la creatività. Il tuo è un modello che è stato studiato, che è stato imitato, che è stato replicato? Ma non credo per ora, anche perché è un modello costoso, quindi diciamo che bisogna essere un'azienda di successo per poterselo permettere per certi versi, quindi magari chi vorrebbe farlo come me 15 anni fa quando sono partito poteva al massimo permettersi una sede in cui avevamo comunque il giardino e il barbecue per fare delle grigliate in allegria e due colpi a pallavolo, però ecco, non è la stessa cosa di quello che abbiamo oggi e soprattutto bisogna anche voler investire in questo, siccome queste strutture, questi comfort costano sia crearli che mantenerli, poi a volte magari per alcuni imprenditori non sono necessari. Adesso è il momento di tornare a scuola, anche oggi con noi le ragazze e i ragazzi dell'Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione di Roma che hanno preparato una domanda per te. Fanno nella vita queste supereroine, cioè io non l'ho visto il cartone, ho visto qualche animazione, devo ammettere, le animazioni sono fatte bene, sono fatte veramente è un lavorone, ma metti caso un giorno
non c'hanno più genitori. No. Li buttano fuori da casa perché hanno rubato troppe volte la carta di credito e le mandano. Le mantenute. No, ma quello aspetta un attimo, quello che è assurdo le Winx è che tecnicamente il fatto che vanno nella dimensione magica a combattere le streghe è una cosa che può sembrare molto una cosa spirituale. Però invece qua stiamo iniziando a perdere contatto con il reale. Vabbè, sì. Cioè, sì, sì. Una volta che te hai preso, hai sconfitto i cattivi, hai sconfitto infatti, i demoni. Secondo me è pure un po' troppo. Cioè, troppo infantile, ma pure troppo infantile per, già per ragazzi sì, dai 7-12 anni. Vabbè, tralasciando la questione filosofica del bianco e del nero che c'è stata litigata 300 anni prima di Cristo. Però. Cioè io faccio un paragone con un'altra serie che mi piace tanto, no? Le protagoniste, ci stanno serie protagoniste, però ognuna ha un lavoro. Tutte lavorano, tutte fanno ma sì, qualcosa. Ma è molto simile, ti ricordi pure Sabrina su Italia 1? Comunque, cioè, la cosa è più o meno quella, una streghetta, però almeno quella va a scuola, insomma, è una brava ragazza. E porta bevoli a casa. C'è Applejack che deve andare alla fattoria. C'è Sparkle che studia, c'è Pinkie Pie che tiene la pasticceria, c'è Reddy, sì, fa sempre la stilista. Poi c'è quella che studia, che fa l'aeronautica, c'è uno dei My Little Pony che studia la cosa della marina. Lei si sarà fatto un'idea della nuova generazione. Cosa vogliono? Chi sono? Saprebbe fare un identikit dell'adolescente di oggi? Questa è la domanda posta dagli studenti. Esiste l'identikit dell'adolescente? Ma credo sia abbastanza complesso fare un identikit del mondo degli adolescenti, che sono una realtà così sfaccettata, così in movimento, ecco, e che cambiano gusto anche abbastanza rapidamente. Noi veramente siamo un po' più preparati sulle famiglie con bambini, però dovendo parlare di adolescenti, l'unica cosa che mi viene da dire è che ho osservato che sicuramente la società si sta un po' sempre più americanizzando nei gusti, sia non so, la birra ovviamente che preferita al vino, ma piuttosto il modo di vestire che è molto casual, molto americano. Si è perso un po' anche il gusto di abbinare i colori in un certo modo che noi italiani e francesi sappiamo fare piuttosto bene. E questo cosa significa per chi fa un lavoro come il tuo, che alla fine è quello di dover comunque vendere un prodotto, comunque realizzare un prodotto appetibile? Vuol dire seguirle queste mode, vuol dire anticiparle, o si può avere anche la presunzione di imporre, tra virgolette, una moda? Beh, diciamo un po' tutto questo. Sicuramente anticipare delle tendenze o creare qualcosa di originale che era lì, pronto per essere colto da qualcuno, è sempre stata una chiave di successo in tutte vediamo nel cinema come nella letteratura, e quindi è sicuramente un grosso vantaggio. Però poi noi abbiamo anche la necessità a volte di cavalcare o di utilizzare alcuni strumenti, alcune mode appunto che sono in auge per poter di nuovo connetterci con questo pubblico a cui vogliamo fare riferimento. E infine abbiamo anche un pelino di presunzione di voler far passare dei messaggi a volte e anche visivamente, ecco, di riproporre dei personaggi che abbiano una certa qualità estetica, come dire, una certa italianità, ecco, nel loro DNA. Adesso invece ti rimetto nuovamente in connessione con Adriano Olivetti, attraverso due direzioni che erano un po' il cuore della sua attività, la sperimentazione e la formazione. Ecco, i tuoi ragazzi possono sperimentare, possono permettersi di sperimentare, perché la sperimentazione vuol dire a volte fare degli errori, vuol dire bruciare tempo, vuol dire bruciare risorse. Hanno questa libertà? Direi proprio di sì, ecco, questo è uno dei vanti che abbiamo qui in Rainbow, sia a Loreto, dove facciamo soprattutto televisione, che a Roma, dove realizziamo i lungometraggi d'animazione. Ecco, in tutti i nostri studi, diciamo, abbiamo molto spesso un team che prepara appunto delle nuove tecnologie per realizzare un certo tipo di effetto, piuttosto utilizziamo un certo tipo di animazione, di grafica, che poi ci rendiamo conto non essere
congeniale al prodotto, comunque non ci soddisfa, e quindi andiamo a rifare completamente utilizzando un altro tipo di grafica e di animazione. Di nuovo, tutto questo ce lo possiamo permettere ancora di più oggi che la Rainbow ha un business abbastanza consolidato e ben avviato, ma devo dire con un certo orgoglio che anche la primissima proprio edizione delle Wings agli albori, ecco, era completamente diversa da quella che abbiamo visto poi in televisione, perché avevo realizzato questa puntata pilota con un tipo di personaggio e di grafica piuttosto diversa, diciamo. E dopo che avevamo già avuto l'approvazione di questo episodio pilota da parte del coproduttore Rai e del coproduttore televisivo tedesco, che erano i partner della prima ora di Wings, ho avuto una specie di crisi esistenziale e ho radunato i miei e ho detto: dobbiamo ricominciare. Questa che abbiamo fatto è una bella produzione, ma che secondo me non è abbastanza innovativa ed originale per poter vincere sul mercato di oggi, che è estremamente competitivo. E quindi siamo ripartiti anche con altri collaboratori magari che erano anche nel mondo appunto degli stilisti, come dicevo prima, anche del psicologi che si occupavano appunto di tendenze, di psicologia dell'età evolutiva, e tutto questo è servito per arrivare al prodotto che abbiamo visto poi in televisione e che ha avuto il successo che sappiamo oggi. Conosciamo, certo. Forse se non avessimo buttato via qualche centinaia di migliaia di euro già di investimento su questo primo episodio, oggi non saremo qua. L'altra sfida, l'altra parola chiave è formazione. Tu all'interno hai anche una scuola del cartone animato. Questo cosa significa per te? Significa investire sui giovani o significa plasmare artisti a proprio uso e bisogno? Ma questa, diciamo, è stata un'idea soprattutto dell'amministratore delegato dello studio di Roma, laddove avevamo bisogno per i vari film di una serie di figure professionali che qui in Italia si fa fatica a trovare. E quindi devo dire che è una scuola che forma molto a quella che è la vera produzione di un film, degli effetti speciali, perché chiaramente l'abbiamo un po', anche se dà una formazione generale di quello che è il cartone animato, l'effetto speciale, il film, però è finalizzata, cioè, ma è finalizzata veramente alla produzione, all'utilizzo di software che sono gli stessi che vengono utilizzati poi da noi, ma anche dalla Pixar o dalla DreamWorks. Adesso è il momento dell'anticipazione di Zettel, filosofia in movimento, della puntata di oggi. Ora c'è Anna Livigni, il tema della puntata è il cinema. C'è uno stretto legame tra cinema e filosofia, ma non soltanto perché, come spesso si legge, i film vengono utilizzati come esempi per dimostrare i ragionamenti filosofici. C'è qualcosa di più intimo e complesso che, come dice Gilles Deleuze, che ha studiato il rapporto tra cinema e pensiero, il cinema mette in scena il pensiero, cioè attraverso le tecniche cinematografiche, in un modo sensibile, cioè percepibile con lo sguardo, si interrogano quelle che sono le categorie proprie dell'esistenza, per esempio il tempo, il movimento, che sono due temi affrontati da Deleuze. Ma questa intima connessione, come la possiamo vedere? Deleuze porta per esempio l'esempio di Orson Welles e del pan focus. Usando il pan focus, che è questa tecnica cinematografica che permette allo spettatore di leggere contemporaneamente tutti i piani della scena, non solo il primo piano ma anche i piani retrostanti, tutti a fuoco allo stesso tempo, questa tecnica offre una rappresentazione della realtà come pluridirezionale, come la possibilità di un accadimento di tanti eventi contemporaneamente, in tempi contemporanei, in direzioni differenti, quindi una visione
visione relativa, labirintica, pluridirezionale della vita, come è la vita reale. Quindi, in qualche modo, afferma Deleuze, il cinema, a proposito del tempo, filosoficamente lo libera da cosa? Dalla narrativa. Il cinema classico, quello più antico, è un cinema che imprigiona il tempo dentro il movimento, dentro la narrazione. Invece il cinema moderno, come dice Deleuze, libera il tempo perché ci sono alcune tecniche, come per esempio quella che lui chiama l'immagine affezione, come i primi piani, in cui il tempo diventa eterno, perde una sua connessione con la dimensione spazio-temporale dell'uomo e quindi diventa un concetto filosofico in sé. Tutto questo grazie ovviamente al metodo cinematografico, che è anche un metodo del pensiero, che è il montaggio, come sottolineato anche da Eisenstein, che era convinto che il cinema fosse più di un'arte come le altre, fosse proprio un modo di interrogare la vita, perché attraverso il montaggio la storia, quindi la storia umana, ma anche le singole storie degli individui, vengono smontate e rimontate per dare una versione non a priori, non narrativa nel senso deteriore del termine, ma una lettura della storia, come direbbe Benjamin, in contropelo, cioè per far emergere gli aspetti critici dell'esistenza degli individui e delle società. Anna Livigni ci ha dato un assaggio della puntata che ci sarà subito dopo di Zettele, filosofia in movimento. Prima di salutare Genio Straffi, ancora due domande. La prima riguarda l'idea di comunità, l'idea del rapporto che hai con i tuoi dipendenti, appunto l'ambiente, appunto i tempi flessibili, tutto questo per alimentare la loro creatività, ma loro possono entrare anche in quelle che sono le scelte decisionali? Tu chiedi consigli ai tuoi dipendenti? Ma sicuramente sì, soprattutto con i direttori artistici facciamo moltissime riunioni e ci consultiamo, anzi in alcuni casi sono diventati talmente bravi e in sintonia con quello che è il mio pensiero che vanno avanti in autonomia e fanno insomma anche le scelte più giuste. Poi ci hai parlato di business, ci hai parlato di produttività, ci hai parlato di creatività, ci hai parlato anche di realizzazione dei propri sogni. Come può convivere tutto questo in un periodo di crisi come quello odierno? Qual è il messaggio positivo che vuoi e che puoi lanciare ai giovani? Credo che fare un lavoro che ci piaccia è importante. In tempi di crisi è ancora più difficile, ma forse quando si vuole veramente fare qualcosa, ci si impegna, si approfondisce, si lotta per farlo, alla fine si riesce. Ecco, bisogna essere molto tenaci perché poi le cose non sono così facili come magari sembra in televisione, ma se veramente ci si impegna alla fine si riesce, che è un po' il tema di tante nostre produzioni, quello di non mollare, di insistere, di crederci fino in fondo, perché alla fine i sogni si realizzano. Grazie davvero a Eugenio Straffi, l'appuntamento è a domani quando parleremo di arte. Adesso è il momento di Maurizio Ferraris.